Se c'è un tema, una prospettiva che attraversa quest'ultimo numero di Vita Trentina è quello della gradualità, una gradualità per uscire da questa pandemia senza dimenticarla come fosse una parentesi. Da qui il grazie agli operatori sanitari che è stato detto a nome di tutti dall'arcivescovo domenica scorsa all'ospedale. La vostra è stata una lezione d'amore, ha detto Monsignor Tisi. Da qui anche due testimonianze, quella del cappellano ospedaliero e di una dottoressa che teneva i rapporti con i familiari dei malati in terapia intensiva. Parlano di memoria anche le riflessioni degli studenti trentini affidati agli anziani delle case di riposo e i messaggi che gli abitanti di Pomarolo hanno invece consegnato ad un contenitore particolare, una tanica. In questo numero si parla anche di gradualità nella riapertura delle chiese e anche nell'avvio della stagione turistica con le nuove regole fissate per i rifugi. E poi, come sempre, le analisi internazionali, economiche, i servizi, le corrispondenze dalle valli che poi trovate anche nel nostro nuovo sito rinnovato appena domenica scorsa. Vi auguriamo quindi una buona lettura e una buona giornata.